Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora come promesso video di outfit, l'ultimo video risale a fine estate l'anno scorso, come vi dicevo nel video precedente non ho avuto molta fantasia nel vestirmi, ormai tutti gli outfit carini, ve li ho fatti già vedere, li trovate linkati alla fine del video nella playlist, però stasera avevo un po' di tempo e vi volevo far vedere questo vestitino che vestito che comprai l'anno scorso, che ho messo l'anno scorso una sola volta. Quest'anno invece l'ho rivalutato ancora di più rispetto allo scorso anno, lo sto mettendo molto di più. Chiedo scusa se la luce mi illumina e poi mi scurisce, non ho capito cosa sta succedendo questa sera. Sono al buio, non capisco perché. Partiamo dalla faccia. Allora, il video del trucco l'ho caricato prima di questo, quindi se vi va di sentirmi chiacchierare poco meno di un'ora, ve lo linko nella i, comunque l'ultimo video di Mi preparo con voi. In breve, una base per enfatizzare quel po' di abbronzatura che mi rimane. Sugli occhi uno smokey blu con enfatizzazione della piega con un po' di nero e un punto luce azzurro con la linea blu sotto. Sopracciglia definite come piacciono a me. Labbra color naturale, praticamente ho messo una specie di rosino sulle labbra tamponato su un burro di cacao, come potete vedere dal video. I capelli li ho raccolti in una mollettina a forma di freccetta, non so se si vede, perché questa è la pettinatura di quest'estate. Quando vi fate la frangia, praticamente in primavera i capelli vi crescono pochissimo e in estate siete costretti a portarli così, se ve la volete far crescere. Per il resto i capelli sono lisci e stasera ho rifatto il colorista Hot Pink. Aspetta, vediamo se così si vede. Più o meno. Mi era rimasto giusto un goccino e ci ho fatto tutte le punte e qualche ciocchettina così laterale, sporadica, per finire quel pochino che mi era rimasto. Ora è buttato nella bustona, nella busta dei prodotti finiti, me li mostrerò tra un po'. Come per quanto riguarda le mani, oggi ho fatto una manicure, io la considero manga, praticamente ho messo un color carne, l'ho opacizzato, tipo da fare la mano a manga. Sull'anulare di entrambe le dita ho messo un glitterino arancione, non mi chiedete perché arancione, ma stasera c'è abbastanza arancione, anche se non sono truccata, sui toni caldi. Quindi chiedo scusa per questa oscurità, spero di riuscire in post produzione ad ampliare un po' il raggio della luce, che qua non si vede niente. Comunque, per quanto riguarda gli accessori, oggi sono abbastanza piena di collane. Ho messo la mia solita mi avvicino, con il cuore scritto Maggie, poi c'è una stella con l'accino nero e infine una lunga lunga con una chiave color rosa, oro rosa. Qui ho questo bellissimo bracciale etnico con tanti charm. Ho come si chiama? Il braccialino d'oro con il cuore a metà e la fedina. Quindi questi tutti gli accessori. Ora vi faccio vedere l'outfit. Per quanto riguarda il vestito, è questo, è un vestito senza bretelle, con uno scollo quadrato che si chiude più o meno poco prima dei fianchi, quindi ad accompagnare un po' la figura fino qua. In vita c'è come si posso dire, sì, una specie di cordino con un fiorellino, una cintilla con un fiorellino. Lo sfondo è verde con delle foglie tra marrone, color terra, aranciate, c'è anche un po' di nero, c'è del bianco, è molto carino, mi piace tantissimo e scende giù lungo fino ai piedi. Anche dietro lo scollo è quadrato. E scende giù lungo 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 lungo, se lo tiro su, eccolo qua, è un vestito molto lungo.
praticamente arriva giù i piedi, non tocca a terra, lascia intravedere la scarpa. Io stasera, come faccio vedere, vi farò vedere, lo porto con una scarpa bassa, ma mi piace anche con un po' di tacchetto, perché non è di quei classici vestiti che deve trascinarsi a terra, ma lascia scoperto il piede. È molto carino. Come potete vedere, scende giù lungo lungo. E questa sera ho deciso di mettere, oddio stavo cadendo, un paio di scarpe alla Xina. Non so perché, però stasera mi vedevo con queste scarpe qui sotto, quindi ha proprio un bel effetto strong. E come ultimo tocco, la borsetta. Ho deciso di mettere questa borsa beige con un richiamo aranciato per richiamare un po' il vestito e anche la mia unghietta. È un color carne beige piccolina da portare a spalla, non è di quelle che vanno a mano, anche perché c'è troppo spazio e quindi non è carina da portare giù. Quindi io la porto così sotto la spalla ed è molto carina. E questo è l'outfit per questa sera. Spero che vi sia piaciuto, spero che questo vestito vi sia piaciuto. Io ora vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!